Io sono Marco, lavoro alla ICOP dal 2010, dove ho iniziato come addetto sicurezza qualità ambiente nel raddoppio autostradale della Villesse Gorizia. Dal 2013 sono entrato nel mondo microtunnel, in Bahrain, poi in Malesia. Dal 2015 sono in Italia come capocantiere nei principali progetti di microtunnel e direct pipe nell'ambito dei lavori di Snam Rete Gas. La ICOP per me è una sfida continua che permette di crescere personalmente e professionalmente ogni giorno. Mi chiamo François Granier. Nel 2013 sono arrivato in ICOP France e in qualità di ingegnere ho seguito vari cantieri di pali, diaframmi per Metropolitan di Parigi e Ignition in una centrale nucleare in Francia. Dopo essermi occupato di offerte, oggi sono il direttore dei cantieri del lotto T2B della linea 15 del Grand Paris. Per me, ICOP è un'azienda a mezzo d'uomo con un grande potenziale che mi ha permesso di crescere e fare esperienza. Buongiorno, sono Francesca. Sono entrata in ICOP nel gennaio 2018 alla conclusione dell'università. Inizialmente mi sono occupata di qualità, sicurezza ambiente nei vari cantieri della nuova metropolitana di Parigi. Dopo un anno trascorso nell'ufficio di gare offerte per lavori di fondazioni speciali, ho avuto l'occasione di trasferirmi a Göteborg in Svezia e seguire in prima linea dei lavori di bonifica, dalla produttività del cantiere al rapporto con il cliente. Mi chiamo Rita Esposito e sono un'ingegnere civile. Sono arrivata alla ICOP nel 2019 al termine di un master post laurea. La mia attività principale è quella di garantire insieme al management di cantiere l'attuazione delle prescrizioni di sicurezza e igiene del lavoro e il rispetto dell'ambiente. Lavorare alla ICOP mi sta permettendo di crescere sia professionalmente che caratterialmente. Penso che sia un'ottima palestra professionale e di vita. Buongiorno, sono Giacomo. Sono arrivato in ICOP nel 2015 perché volevo provare ad applicare quanto ho preso nel mio percorso di studi di ingegneria alla realtà del cantiere. Ho iniziato occupandomi del controllo di qualità per la costruzione di un museo nel Principato di Monaco, per poi spostarmi a Parigi, nell'ambito del progetto per l'estensione della rete metropolitana. Ora mi trovo in Svezia. Lavorare alla ICOP mi ha permesso di confrontarmi con realtà e persone di diverse nazionalità, di allargare il mio bagaglio culturale, di imparare nuove lingue e di mettermi sempre alla prova con nuove sfide. Sono Tommaso, sono arrivato in ICOP nel 2005. Al momento ricopro il ruolo di capocantiere per la realizzazione di microtunnel nell'ambito dei progetti Snam Rete Gas. Per la ICOP ho seguito anche i cantieri del reparto fondazioni, sia in Italia per la realizzazione del nuovo ponte di Genova che all'estero per la realizzazione della metropolitana di Copenaghen. Per me ICOP è stato un punto di partenza ed è un continuo stimolo per migliorare sia sotto l'aspetto professionale che a livello umano e personale. Salve, sono Fazzini Andrea, sono arrivato qui dal mondo edilizio. Sono venuto qui nel 98, sono partito come operaio semplice, dopo man mano sono cresciuto e sono fatto diverse lavorazioni, impiantisti, capocantiere e quant'altro. Adesso sono qui in sede, un responsabile del piazzale, aiuto i colleghi del cantiere ad avere le attrezzature in ordine, tutte a posto. E cosa dire, la ICOP per me è una seconda famiglia. Dopo tanti anni ormai è diventata una bella famiglia, grande ma una bella famiglia.